Famoso programma intervallo Rai è quella dell'Eurovisione. Fanno due accendiamo il CD, snipping di stato in Davena. Poi ci fumo tanto caldo e magico, proprio come un caldo fuoco, perché quando ascoltiamo il brano intitolato Lucy May, siccome non sentiva la parte cantata da lei, noi mano nella mano insieme andammo verso il nostro stereo. E poi insieme dito nel dito coalizziamo voci e suoni per almeno trovare la parte cantata dalla stella gemella di Cristina. Ma proviamo tutti i modi e invece poi non ci proprio da fare col brano di silenzio, quindi sognavamo mano nella mano, accucciati e sognanti ascoltammo quella versione lì, poi che la stella gemella di Clarissa lo fece soltanto per fare sognare noi due propriamente addormentati.
sempre poi nel frattempo arrivarono tanti e tanti clienti nel quale servimmo insieme con le vite ed allegria ed ascoltando amore mio. Io verso la fine intonai tre brani del famoso complesso rondò veneziano. CD, la radio, accendevamo e giravamo insieme. Dito nel dito, la mano pure di volume. Se te ne permettere, sotto la luna. Non trasmette soltanto il disco dance. Nel quale noi ascoltammo e cantammo un brano che fece a noi sognare. Cantato da Carliere in chiesa. E la ballammo pure insieme, accucciati con la mano nella mano. E poi dopo insieme servimmo i clienti che vennero proprio in quel bar situato all'oratorio di San Lazzaro di Savema. E poi ascoltammo altri bei brani dance. Intanto noi due da soli ci mettiamo a sognare tenendoci per mano come veri amici e pensiamo pure alla mia stagione nella biferista che accende sempre noi un saldo fuoco di amicizia tra noi due. Siamo poi diventati veri amici dal 2007 e si accese la magia. Poi però lì dentro il nostro parking lot, essendo le amici, io ero un po' così. Allora la mia dolce stella gemella di Cristina d'Avena disse di non essere così. E poi soggiunse pur di essere pronto per cantare insieme. C'è un concerto per intonare a due voci i brani di quei tanti e tanti fattori. E guardavo la televisione su Italia 1, oh, sulle altre reti, e si scusò ancora per non aver cantato gli altri anni assieme alla stella gemella. Poi mi disse soltanto che verso settembre noi ci rivedevamo ancora. Servire un parco in botto assieme a Cristina da... Beh. No. Io ridevo solo perché pensavo ancora a ripensare ad una discussione ma non ho fatto tutto, so perché non è scherzato di patrimonio e parlato. Quando ascoltiamo un brano estate da me
L'amica è copra non vuole così e d'antaro e poi con lingua e tavoli e sapere poi mi la vostra figlia e poi mettiamo poco le sedie e poi noi dopo aver ascoltato in brano estate d'amore noi di donna mano con la bisogna spegniamo noi due insieme la radio che avevamo usato per ascoltare in top disc di canale 2 trasmisera disco dance sotto il parlare e cantare brani che trasmisero su quel canale che insieme ascoltammo e poi uscimmo da quel bar e lo chiudemmo serrando l'allarme e poi c'è triste perché era proprio l'ultimo giorno e l'ultimo mese che andammo insieme a servire. Anche se la vita ci sta la cena, la via Cristina mi disse che noi ci vedevamo già sulla metà di settembre per servire. Allora ritornando a casa io non cadde più nessun brano. Come io feci quando parti, penso di andare a servire assieme a Cristina Lampard and Bar. Qualche mezzogiorno era arrivato e allora, quindi essendo triste più che mai non metti più la voglia di intonare qualche bella canzone, perché io persi la mia vitalità. Comunque questo è il mio sogno, che sognai quella notte lì. Era assai caldo magico che scaldò il corpo mio. Che tra quello nel quale ero con la stella gemella di Cristina D'Avena per servire tanti e tanti clienti che vengono al bar Game Boy.